Rispetto ad altri paesi del mondo, in Italia non sono mai stati ritrovati tanti fossili di dinosauro. Sapete perché? Perché nell'era mesozoica il nostro stupendo paese era quasi interamente sommerso dalle acque dell'Oceano Tetide e da quell'enorme braccio di mare che separava Gondwana e l'Eurasia. Solo alcune piccole parti potevano considerarsi davvero zone emerse, il resto d'Italia era un insieme di scogliere, atolli corallini e piane di marea. Ecco perché il terreno italiano abbonda di echinodermi, carnivori pinnipedi, rettili cheloni, plesiosauri, ittiosauri e tante altre creature marine. Negli ultimi anni, però, le numerose scoperte ci hanno fatto capire che forse la nostra penisola emerse da tetide molto prima di quello che credevamo. In questo video vi parlerò dei più importanti ritrovamenti di dinosauri in Italia. Vi dirò dove potrete trovarli e vedremo se per qualcuno di loro è stato anche realizzato un modellino. Nel 1839, in provincia di Lecco, fu ritrovato il primo esemplare di Larosaurus balsami, studiato e descritto da Balsamo Crivelli, un aristocratico geologo pavese. In realtà, il Larosaurus non era un vero e proprio dinosauro, ma un rettile marino predatore carnivoro vissuto nel Medio Triassico. In genere, un lariosauro adulto aveva una lunghezza compresa tra i 60 cm e 1,30 m, presentando una struttura idrodinamica lunga e snella, con testa piatta e denti a incastro lunghi e sottili. Una delle sue particolarità era quella di avere le zampe anteriori evolute in pinne, mentre quelle posteriori con l'originale struttura a 5 dita. I maggiori ritrovamenti sono avvenuti in Nord Italia, soprattutto a Lierna, dove nel 1946, dalle spiagge del lago di Como, diverse persone testimoniarono di aver visto in acqua il mostro marino, simile all'Ariosaurus. Qui nacque la leggenda del mostro del lago di Como e, pensate, all'interno dell'abbazia di Piona costruita nel 1138 vicino al lago, ci sono affreschi risalenti al 1200 raffiguranti Santa Margherita che esorcizza il male sotto forma di drago. E chi può dire se quel drago non fosse proprio il nostro Lariosaurus? La Diagostini nel 2018 realizza questo modellino che di certo non brilla per accuratezza scientifica, ma è pur sempre una riproduzione di qualcosa che molti anni fa ha abitato il nostro territorio. E chissà se in futuro altri marchi non facciano proprio un bel Lariosaurus balsami da collezione. Nel 1944 il paleontologo tedesco Frederick van Hoorn descrisse una piccola impronta tridattila lunga 6-7 cm ritrovata presso Magnano in Toscana. Successivamente l'orma venne attribuita a Grallator, cioè un icnogeno che copre un tipo comune di piccola stampa a tre dita. L'orma pare appartenesse ad un ceratosauride di piccole dimensioni, chiamato Celurosauricnus toscanus. Pensate che gli uccelli moderni sono classificati come un sottogruppo proprio dei celurosauri, appartenenti a Maniraptora. Fino al 1985 questa impronta di celurosauro è stato l'unico segno del passaggio dei dinosauri sul nostro territorio, anche se a onor del vero nel 1924 in Istria vennero alla luce impronte cretaciche nell'isola maggiore di Brioni. Certo, trovare orme non equivale a trovare ossa di dinosauro, basti pensare che un dinosauro nella sua vita dispensa milioni di orme, mentre lo scheletro è uno soltanto. Ad oggi non ci sono in commercio modellini di Celurosauricnus toscanus, ma se vi piacciono i celurosauridi, vi potete sbizzarrire tra i vari Ornithomimus, Struthiomimus o Gallimimus. Nel 1955 un altro rettile fossilizzato viene alla luce, successivamente ribattezzato Drago di Nettuno dai nostri paleontologi Fanti e Andrea Cau. La storia di questo fossile ha dell'incredibile. Nel 1955, in provincia di Ferrara, durante il taglio di un blocco di calcare, Francesco Pasini, il proprietario dell'azienda, nota una differenza cromatica all'interno delle lastre. Pasini riconosce un cranio, denti, mandibole ed altri reperti fossili. Le lastre di pietra furono sequestrate dalle autorità competenti e divise tra i musei di Bologna e Ferrara. Un primo studio attribuisce i resti fossili ad un gruppo estinto di coccodrilli appartenenti alla famiglia Metrorhynchidae, vissuti tra Giurassico e Cretaceo. Il reperto viene ribattezzato il coccodrillo di Porto Maggiore. Ma nel 2009 il paleontologo Andrea Cau decide di approfondire lo studio proprio di quelle lastre e insieme a Federico Fanti analizzano tutti i reperti a disposizione. Si accorgono subito che sia il cranio che alcune ossa del coccodrillo sono preservati in modo tridimensionale, conservando tutte le caratteristiche necessarie per ricostruire l'animale.
Il team di studiosi capisce che si tratta di una specie non ancora conosciuta di ben 167 milioni di anni fa. La scoperta è davvero incredibile e il nuovo rettile preistorico viene ribattezzato Neptunitrago, ossia il drago di Nettuno, e rappresenta il più antico metrorinchide mai scoperto, una sorta di grande coccodrillo con le pinne a pagaia. Ad oggi non sono presenti i modellini di Neptunitrago. Nelle sculture i metrorinchus sono spesso ignorati a favore dei plesiosauridi o mosasauridi. Però se siete interessati a qualcosa di simile, sempre della famiglia metrorinchide, la Safari ha realizzato il Sucodus sulla sua linea Prehistoric Sea Life. Il modellino è del 2010. Un rettile molto simile al Neptunitrago è il Dacosaurus, un metrorinchide geosaurino. Qui vediamo il modellino realizzato dalla P&O nella sua linea Age of Dinosaurs e il modellino della Safari. Felicità, felicità! Nel 1973 venne scoperto a Cene, vicino Bergamo, una lastra di calcare con sopraimpressi i resti di un Eudimorphodon ranzi, il primo pterosauro del Triassico e il più antico ranforinchide del mondo. Era grande come un gabbiano, aveva una coda particolare a forma di freccia e si cibava di pesci. Nel 1989, poi, venne scoperto un altro esemplare che addirittura conserva porzioni di membrane alari. Eudimorphodon significa vero dente dimorfe, questo per sottolineare la differenza di lunghezza dei denti rinvenuti. L'olotipo di questo particolare rettile alato è esposto nella sala triassica del Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo, dove il ranforinchide più antico del mondo è la star incontrastata del museo. Per farvi capire l'importanza del reperto, pensate che una sua copia è stata esposta addirittura all'American Museum di New York, proprio su richiesta di Mark Norrell, il curatore del museo. Per realizzare la copia è stata usata una particolare tecnica di rilievo tridimensionale, essendo impossibile riprodurre un calco. Nel 1982, invece, Nando Buffarini scopre i fossili di un antico rettile alato in una marna in Val di Preone. Purtroppo nel tentativo di ripulire le ossa fossilizzate sulla roccia, Buffarini rimosse accidentalmente anche lo scheletro, che andò perduto per sempre. Milioni di anni per conservarli, pochi secondi per distruggerli. Tutto ciò che rimane è un'impronta delle ossa, oltre a una piccola parte di scheletro della zampa anteriore ancora intatta. Verrà chiamato Preondactylus buffarini ed anche lui è conservato a Bergamo. Sono numerosi i rettili preistorici venuti alla luce nella valle di Seazza in Friuli Venezia Giulia. Purtroppo invece non ci sono modellini di queste specie, ma in commercio troviamo spesso dimorfodonti, pterodonti, pterodattili. A mio avviso le riproduzioni più belle di rettili alati in commercio sono i dimorfodonti della Ribor, che, nonostante il nome, differiscono parecchio dal nostro Eudimorphodon. Nel 1988 a Rovereto, in provincia di Trento, il geologo Luciano Chemini porta alla luce orme di dinosauro su blocchi di roccia calcarea. Molti studiosi convergono che questa formazione dall'aspetto lunare denominata Lavini di Marco corrisponda alla gran ruina di cui parla Dante Alighieri nell'inferno della sua Divina Commedia. Qual è quella runa che nel fianco di qua da Trento l'Adige percosse? È con queste parole che il sommo poeta descrisse appunto questa enorme distesa di blocchi di roccia calcarea, creatasi a causa delle numerose frane nel tempo. Quello che Dante non poteva sapere è che un tempo questa zona era abitata da varie specie di dinosauro. Durante il Giurassico il Trentino era un'immensa distesa d'acqua e sabbia alternata che ospitava numerosi dinosauri, le cui orme sono arrivate fino al giorno d'oggi. Le orme presenti su queste formazioni sono attribuibili a 18 specie diverse, sia carnivori come il sarcosauro, il dilofosauro, che antichi sauropodi. Bella mazzata per chi riteneva che in Italia non ci fossero dinosauri. Dalla dimensione delle orme, gli studiosi hanno dedotto la grandezza dei dinosauri che un tempo attraversarono quest'area. L'80% delle orme apparteneva a teropodi, alcune lunghe anche 6 metri. Fossero addirittura attribuibili a teropodi di 8 metri. Troviamo poi un 5% di orme lasciate da ornitopodi e altre di dinosauri imparentati ai piccoli scutellosauro o lesotosauro, ma forse vi erano anche dinosauri più grandi. Si pensa ad antenati dell'Iguanodon. Alcune orme forse sono appartenute addirittura a scelidosauri, dinosauri corazzati. I Lavini di Marco con le sue tantissime orme preistoriche rappresentano una delle più importanti scoperte mai avvenute in Italia. E finalmente si è capito che nonostante il terreno lagunoso, qui in Italia c'erano i dinosauri.
Tra i dinosauri che probabilmente fecero quelle orme, ci furono anche antenati dei plateosauri, uno dei dinosauri più famosi e riprodotti di sempre. La Collecta nel 2011 lo ha riprodotto così, in scala 1:40. Anche la Safari ha fatto il suo plateosauro, ed è davvero emozionante sapere che un tempo questi dinosauri camminavano sul nostro territorio, vivevano sul nostro territorio. Qui si conclude la prima parte di Dinosauri Italiani e dove trovarli. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale e presto ti parlerò di siti, piste, orme di dinosauri, dalle Dolomiti ad Altamura, passando per l'Erici, Latina, Abruzzo. Faremo un viaggio incredibile nel presente, ma indietro nel tempo. A presto, Dino Recenziani.